Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di Eventi d'estate 2020 di OK Italia Parliamone. Eventi d'estate 2020 nasce da un'idea congiunta della trasmissione televisiva OK Italia Parliamone insieme ad Asso Camere Estero, l'associazione delle camere di commercio italiane nel mondo. Abbiamo voluto portare in giro nei territori del nostro bel paese un evento che possa iniettare fiducia alle nostre imprese per poter sperare in un futuro migliore e ripartire dopo questa grave crisi economica. Noi oggi siamo nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto e mi farà compagnia nella conduzione di questa puntata la giuslavorista Roberta Caragnano. Grazie Roberta di essere con noi. Grazie a te Massimo, grazie a tutti. Bene, l'esplosione della pandemia Covid-19, oramai è davanti agli occhi di tutti, ha provocato la più grave crisi economica dopoguerra ad oggi. Nulla sicuramente sarà più come prima e torneremo sicuramente alla normalità a breve, ma non più alla normalità a cui eravamo abituati. Per questo motivo tutti noi dobbiamo avere oggi il coraggio di cambiare. Lo stesso Mario Draghi, pochi giorni fa all'evento, al meeting di Rimini, ha detto che anche le regole dell'Unione Europea molto probabilmente non saranno più le stesse. E non solo, Draghi nelle sue parole, in un discorso che è stato molto accolto benevolmente, ha detto che non basta dare sussidi, ma bisogna iniettare speranza nelle persone e nelle imprese. Siamo davanti sicuramente ad una crisi che minaccia non soltanto la nostra economia, ma anche il tessuto stesso della nostra società, o quantomeno a come eravamo abituati ad interpretarla. Cresce sicuramente l'incertezza verso il futuro. La crisi, insieme alla paura del futuro, purtroppo continua a penalizzare i consumi e anche gli investimenti. E quindi il momento di non abbattersi, bisogna reagire con forza, ognuno per parte di sua competenza. Dobbiamo ridare speranza a chi purtroppo l'ha perduta durante questi mesi di lockdown e anche dopo la riapertura delle varie attività imprenditoriali, e dobbiamo impegnarci tutti quanti nella strada della ricostruzione. Ci sono in questo momento due correnti di pensiero che hanno preso piede. La prima ritiene che a brevissimo tutto tornerà come prima, quindi ci dimenticheremo del periodo che abbiamo vissuto, di questo incubo che ci ha chiuso nelle nostre dimore. C'è un'altra corrente di pensiero invece che ritiene che questo sia soltanto l'inizio di un profondo cambiamento. Ed idee in movimento per una ricostruzione del paese post-Covid-19, parliamo oggi con i nostri ospiti che adesso vado a presentarvi. Ne parliamo con il padrone di casa, con Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto. Buonasera Cariddi. Buonasera a voi. Ne parliamo con Serenella Molendini, presidente dell'associazione CREIS, il centro di ricerca europea per l'innovazione sostenibile ed anche consigliera nazionale di parità supplente. Buonasera Molendini. Ne parliamo con Marina Lalli, presidente nazionale di Federturismo Confindustria. Buonasera Lalli. Buonasera. Ne parliamo con il presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa. Buonasera Capasa. Buonasera. E ne parliamo anche con Raffaella Patimo, economista del lavoro, docente all'Università degli Studi di Bari. Buonasera. Buonasera Patimo. Cariddi, iniziamo proprio con lei. Lei da 3 anni è alla guida della città di Otranto e ha dimostrato una grandissima vivacità nel cercare soprattutto di trovare delle soluzioni per, buttare alle spalle il rischio di una stagione turistica di crisi. A maggio come amministrazione comunale avete dato vita a un percorso molto ambizioso, una campagna che si chiama Otranto sicuramente, blindando la stagione turistica in questo modo, e soprattutto avete creato delle vie obbligate per i passaggi pedonali, avete imposto a tutti coloro che entravano nel centro storico l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, quelli che volgarmente vengono chiamate le mascherine, e in questo momento siete riusciti realmente a salvare anche la stagione. Roberta, abbiamo qualche dato sulla stagione turistica di Otranto? Sì, la campagna di Otranto sicuramente è stato anche un hashtag che in rete ha circolato tantissimo. È stato un lavoro impegnativo, sicuramente lungo e delicato, che però ha portato dei risultati significativi. In realtà anche nell'intervista che al sindaco insomma già ci ha rilasciato e probabilmente oggi ci riporterà quindi i dati, la città di Otranto ha visto dei dati molto significativi, soprattutto nel mese di agosto, di gran lunga positivi.
positivi rispetto alla stagione del 2019, ma anche nelle ultime due settimane di luglio. I contenitori e gli attrattori culturali sono tutti aperti, non da ultimo appunto il castello dal quale appunto noi oggi stiamo trasmettendo. Bene, Caridi, il modello Otranto, voi avete dimostrato, lo diceva anche la Caragnano poco fa, è riuscita addirittura nel mese di luglio, le ultime due settimane di luglio, a registrare presenze superiori alle presenze dell'anno 2019. È un modello che ritiene si possa anche esportare in altre realtà? Beh, diciamo intanto che ci auguriamo che il Covid possa liberarci da questo peso e quindi tornare magari a dei modelli che guardino meno agli aspetti sanitari e possano invece riprendere quei percorsi che la città già aveva avviato su un turismo esperienziale che stavamo cercando di mettere in atto. Il ragionamento è stato del tipo: noi non vogliamo, se ci sarà l'occasione di riaprire e di poter avere una stagione turistica, noi non vogliamo togliere niente ai turisti di quest'anno e quindi non vogliamo che siano penalizzati rispetto a chi ha frequentato la città nelle altre stagioni. Da lì è nata questa idea di pensare a come conciliare gli aspetti sanitari con gli eventi, la fruizione dei nostri monumenti, la fruizione del nostro centro storico che, come avrete visto, è un centro storico abbastanza grande ma con i vicoli stretti tipici di queste Chiaro. Zone, delle aree del Mediterraneo. Quindi magari ci si incontra, si incrocia la persona di fronte, per cui i problemi a mantenere le distanze previste dal regolamento e dalle norme c'erano tutti. Quindi abbiamo detto: se vogliamo che la gente si senta sicura e possa, diciamo, ritornare nella nostra città in quest'estate, dobbiamo inventarci qualcosa. Da lì l'idea di organizzare questa idea del senso unico, almeno su quelle che sono le due strade più frequentate della città. Devo dirle la verità, questa è un'esigenza che si avvertiva anche negli altri anni, per cui questo intasamento di queste due strade c'era anche gli altri anni e c'era la difficoltà di attraversarle, per cui abbiamo anche pensato che la sperimentazione obbligata di quest'anno potesse anche costruire un momento di educazione civica e sperimentare quindi dei modelli. Vedremo un attimo, poi tireremo le somme a fine stagione e cercheremo di capire. Tutto questo bisognava poi rilanciarlo con un messaggio turistico. Voi dovete sapere che la crisi economica che già questo paese viveva, cioè l'Italia viveva, ha portato la maggior parte dei miei cittadini a rivolgersi sempre di più verso il turismo, quindi la crisi dell'artigianato, dell'edilizia, quasi tutti oggi o tantissimi vivono direttamente o indirettamente di strutture ricettive, di strutture commerciali, quindi se saltava la stagione turistica saltava un pezzo di economia importante, ma anche con riferimento agli stessi bilanci comunali. Noi siamo partiti inizialmente con un buco di bilancio di 3 milioni di euro. Se consideriamo i parcheggi, la tassa di soggiorno, anche purtroppo diciamo la componente delle multe, quindi me lo dice sorridendo, questo insomma beh, comunque voglio dire, è diventato un pezzo è, di bilancio, è un pezzo molto importante nel bilancio, anche i parcheggi noi non le vogliamo fare, i parcheggi sicuramente. Lo stesso castello è un generatore di entrate, però noi lo abbiamo acquistato e in proprietà, quindi un po' di anni fa pagavamo 70.000 euro allo Stato per l'affitto del castello, per la gestione del castello. Oggi invece è in proprietà, è un contenitore culturale importantissimo non soltanto per la città ma anche per il nostro comprensorio, e a fine anno ci genera 250.000 euro di entrate mediamente, così la Torre Matta che è diventata un altro oggetto, il porto turistico. Noi abbiamo cercato di trasformare questi contenitori culturali anche in generatori di entrate, non fosse altro per poterli poi mantenere in questo stato di conservazione. Quindi questo è il lavoro che abbiamo sempre fatto, è un lavoro che abbiamo voluto continuare a fare anche quest'anno cercando di compatibilizzarlo con quelle che erano le norme. Ecco, io ho avuto il piacere di arrivare a Otranto nella serata di ieri e ho visto e constatato di persona il rispetto delle norme. Le chiedo, Sindaco, il rispetto c'è stato da subito o avete dovuto combattere molto? Anche perché ricordo che circa un mesetto fa, forse anche di meno, c'è stato un episodio, poi
apparso su tutti i giornali anche di un noto stabilimento, un locale sulla, diciamo sul mare, che è stato chiuso e che ha creato non pochi problemi per assembramento. Quanto ci è voluto per sensibilizzare, non dico educare, ma sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sul rispetto delle norme? Ci è voluto un po', perché purtroppo in generale gli italiani hanno poca memoria, per cui nel momento in cui non ci sono stati più dei casi eclatanti è come se avessimo già lasciato alle spalle tutto quanto, e allora abbiamo dovuto ricominciare a sensibilizzare. Noi per esempio questo lavoro di sensibilizzazione lo stiamo facendo con dei ragazzi che fanno parte del progetto dei lavori socialmente utili. Per esempio lo Stato ce li ha dati soltanto 3-4 settimane fa, ha fatto partire questi programmi e questi progetti, quindi io non li ho potuti utilizzare dall'inizio. Li avessi avuti a disposizione, sicuramente avremmo ottenuto questo risultato dell'ultimo mese anche nel mese di luglio. A luglio invece la mancanza di una sensibilizzazione ha generato qualche problema, quindi qualcuno non rispettava l'uso della mascherina. Il discorso del locale è un locale famoso di Otranto che sorge in un posto particolare, per cui il giorno dell'inaugurazione c'era questa voglia di tornare a vivere questi spazi, e quindi c'è stato questo, per cui giorno dell'inaugurazione, giorno dopo chiusura. E anche lì ci quindi siamo applicati. Avrà inciso la canzone di Alessandra Amoroso, che c'era voglia di essere voglia, in piazza. Quindi voglia di ballare. Voglia di ballare. Però anche lì poi siamo intervenuti, abbiamo contingentato l'ingresso, abbiamo organizzato il tutto, questo ha consentito al bar di vincere nei confronti del TAR, e poi in accordo con prefettura e polizia anche quel locale si è, diciamo, avviato nel rispetto delle regole. Molto bene. Molendini, noi oramai sono un po' di mesi che siamo usciti dal lockdown, però purtroppo l'Italia stenta ancora a ripartire. Ricostruzione, questa oggi è la parola che è molto corrente della politica, ma adesso non si tratta più di ricostruire, ma si tratta di costruire sicuramente un mondo che sia diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. Oggi, ecco, con lei cercheremo di capire soprattutto che ruolo hanno avuto e soprattutto potranno avere le donne in questa fase di ripresa economica del nostro paese, che poi è un esercizio che avete fatto anche come CREIS, perché avete pubblicato poco tempo fa un ebook a cui hanno partecipato tantissime persone, e ricordiamo non soltanto donne ma anche degli uomini, alla stesura di questo libro che ha poi lo stesso titolo della nostra trasmissione di questa sera, per una ricostruzione del paese post-Covid-19, idee in movimento. Leggevo pochi giorni fa l'ultimo rapporto sul gender gap del World Economic Forum del 2019. Bene, l'Italia si colloca al 76esimo posto su 153 paesi per uguaglianza di genere. Ma il dato che mi preoccupa è un altro. Nel 2018 l'Italia era al 70esimo posto, ma dopo un balzo in avanti rispetto al 2017 che aveva l'Italia al 82esimo posto. Bene, allora le chiedo, abbiamo perso rispetto al 2018, abbiamo perso quindi nel 2019 altre 6 posizioni. Roberta, la diseguaglianza occupazionale, ti chiedo che rapporto ha anche per quanto riguarda diciamo il territorio, la distribuzione anche fra le varie regioni? La disuguaglianza occupazionale è significativa, c'è un rapporto abbastanza non incoraggiante tra il nord e il sud. In particolar modo nel nord ci sono dei picchi circa del 60%, laddove invece nelle regioni del sud arriviamo a dati intorno quindi al 30%. È un problema occupazionale italiano, ma quello appunto della disuguaglianza, in questo caso occupazionale, è un problema tipico solitamente quindi del sud e delle nostre quindi regioni. Sicuramente serve intervenire, ma in maniera quindi massiccia, in maniera massiva. Le idee post-Covid probabilmente possono darci degli spunti. Ecco, Serenella Molendini, questa crisi, secondo lei, potrà contribuire in qualche modo a far capire e comprendere a tutti noi il valore e l'importanza del ruolo delle donne anche in posizioni apicali per la nostra economia? Allora, il discorso è abbastanza complesso. Intanto,
intanto i dati che voi avete dato sono dati significativi, ma se andiamo a leggere poi quelli del World Economic Forum rispetto alle opportunità economiche, non siamo al 76esimo posto, ma siamo addirittura al 117esimo posto. Quindi siamo quasi in fondo classifica. In fondo classifica, perché per il resto invece salute, istruzione, siamo al 95esimo, diciamo al 95% abbiamo raggiunto gli obiettivi. Quindi il problema per l'Italia fondamentalmente è il binomio donna e lavoro, cioè di qui noi non ne usciamo. Se non investiamo veramente sulle donne, ma in maniera seria e in maniera trasversale. Allora, il tema sicuramente è un tema che riguarda le carriere delle donne, che riguarda le apicalità. Le donne non ci sono nei luoghi delle decisioni. Questo lo abbiamo potuto constatare durante tutto il periodo del lockdown. Le donne c'erano, le abbiamo viste come infermiere, come mediche, le abbiamo trovate nei supermercati, cioè in quella che definiamo la barriera della vita contro la morte, no? Ospedali, supermercati, eccetera. Ma le donne erano assenti nei luoghi delle decisioni. Per sta cui noi, pensando alla task force di Colau, Molendini? Sì, dove, che erano completamente assenti, ma non solo, a marzo c'erano state diverse nomine in molti enti pubblici importanti e praticamente le donne avevano avuto soltanto il 10% di cariche pubbliche. Quindi in pratica il problema dell'Italia è questo, c'è un problema in cui noi abbiamo ancora un fortissimo senso patriarcale, sessista nei confronti delle donne. Così entro un attimo a gamba tesa su un tema che è appunto accaduto in questi giorni, in cui viene nominato a capo della Cotrab, che è l'azienda di trasporti della Basilicata, un uomo che è stato condannato a due anni per violenza sessuale e abuso di potere. Questo ce la dice lunga, poi oggi si è dimesso perché chiaramente poi ci siamo sollevate tutte. Ecco, le chiedo, però, è stato condannato oppure c'è un procedimento in essere? Terzo grado di giudizio, perfetto. Via definitiva in va bene fare chiarezza anche per i nostri ascoltatori, sì, per sì, evitare è stato, diciamo, pubblicato su tutti quanti i giornali, Corriere, eccetera. Questo la dice lunga su quello che praticamente è anche il senso a livello pubblico di quello che sono le donne e quello che è il patriarcato ancora esistente da noi. Quindi valorizzare sicuramente le donne, valorizzare il ruolo delle donne nel lavoro diventa un fatto importantissimo, è un recupero del PIL. Cioè, quindi non stiamo parlando soltanto di un fatto etico o morale, stiamo parlando di un produttore economico. E poi vogliamo dirla tutta. Noi sino ad oggi abbiamo avuto il fallimento della nostra economia. La nostra economia è fallita perché è stata imperniata su un soggetto maschile. Mentre noi dobbiamo capovolgere completamente l'economia così come oggi e parlare di economia della cura. Io ricordo sempre Renzo Piano quando parlava del rammendo delle città, ve lo ricordate? Il rammendo della città, che è un'espressione bellissima, cioè basta con il consumo del suolo, no? Ma cerchiamo invece di recuperare tutto ciò che invece è esistente. Allora che cosa è se non il tema della cura? E chi più delle donne può recuperare il tema della cura, che non è soltanto la cura delle persone, dei figli, degli anziani, ma è cura dell'ambiente e del territorio. Allora proprio modificare l'economia, che un'economia sino ad oggi è stata quella del PIL, del prodotto interno lordo, e invece parlare di economia della cura forse potrebbe veramente inglobare e includere nuovamente le donne. Ecco, Molendini, durante il periodo del lockdown abbiamo familiarizzato in televisione moltissimo con alcuni volti femminili. Uno di questi è Ilaria Capua, sappiamo tutti quanti, una donna veramente, una scienziata di spicco a livello internazionale che però ha avuto successo in un paese che non è il suo. Possiamo sperare di avere tante Ilaria Capua in Italia che non saranno costrette un domani a dover cercare di poter portare i propri servizi all'estero? Guardi, è chiaro che se noi pensiamo alla fascia di età delle oltre cinquantenni, è chiaro che noi ci ritroviamo in una situazione in cui, diciamo, gli studi sono stati fondamentalmente di tipo umanistico.
oggi c'è ancora il 34% di donne che si avvicinano alle STEM, cioè le STEM sono le discipline scientifiche, quelle tecnologiche. Allora, lo sforzo che noi dobbiamo fare intanto è uno sforzo come istruzione, come educazione, riuscire a promuovere nelle ragazze anche le discipline scientifiche e da parte degli insegnanti non bloccarle, perché anche qui c'è poi tutta una situazione da rivedere. E secondo me questo lavoro, però unito, perché non possiamo più parlare di dicotomia tra discipline umanistiche e discipline scientifiche. Pensiamo semplicemente al nostro ministro Gualtieri, che non è un economista puro, no? Nel senso puro non è un economista, no? Ma è un laureato in lettere o in filosofia, adesso non ricordo di preciso. Questo che cosa sta a significare? Superare quindi queste dicotomie, avere forse una formazione molto più ampia, no? Quella un po' leonardesca, se vogliamo, quella rinascimentale, mi piacerebbe dire, perché forse abbiamo bisogno di meno socialità e di più umanità. Beh, questo è vero, però rispetto a quello che diceva prima dobbiamo anche considerare che molte donne non si avvicinano alle discipline scientifiche, anche perché alcuni settori, penso alla farmaceutica, al settore dell'ICT, ma tanti altri ancora sono ritenuti in Italia ancora di dominio principale degli uomini. Un settore poi molto che è stato molto messo in difficoltà durante purtroppo il periodo del lockdown a seguito della pandemia Covid-19 è sicuramente il settore del turismo. Per il nostro paese il settore turistico rappresenta un aspetto economico assolutamente di primo piano, perché ha un volume d'affari di oltre 232 miliardi di euro, costituisce il 13% del PIL ed occupa ben più di 4,2 milioni di lavoratori. Roberta, parliamo di turismo. Quanto il turismo straniero incide naturalmente sulla economia turistica italiana e che tipo di contrazione c'è stato quest'anno? Il turismo straniero in condizioni di normalità incide per il 51% delle presenze nel nostro paese. Il Covid ha impattato in maniera significativa. Consideriamo che nel periodo post-Covid il crollo sarà, le stime ci portano dati quindi che non sono incoraggianti, circa il 55% in meno a fronte dei 64 milioni del 2019. La conseguenza più immediata non è soltanto la contrazione del turismo e di tutto quello che è connesso, servizi, ma anche commercio, ma soprattutto dati allarmanti, perché si stima che nella ripresa di settembre ci saranno circa il 25% di imprese che rischiano la chiusura, quindi dati abbastanza preoccupanti. Ecco, Presidente Lalli, nonostante questi dati assolutamente che fanno rabbrividire, perché ci rappresentano uno scenario veramente di crisi con il quale dovremo avere a che fare subito dopo l'estate, il che significa dalla settimana prossima lei sarà chiamata ovviamente a lavorare per cercare di contrastare queste previsioni. L'Enit pochi giorni fa ha reso pubblici dei dati sul turismo che dimostrano comunque come l'Italia stia rispondendo molto meglio di altri paesi e stia cercando di contrastare questa crisi. Un esempio lampante è soprattutto la Puglia, dove oggi siamo. Otranto, lo abbiamo detto in premessa con il sindaco Cariddi, è un territorio che ha visto addirittura crescere il flusso dei turisti, anche forse perché molti italiani non sono più andati all'estero, questo penso che abbia inciso anche tantissimo. E quindi è un settore che comunque sta godendo, pur con le difficoltà che diceva prima la Caragnano, di un momento di tenuta abbastanza significativo. Ma a me preoccupa un'altra cosa e vorrei una sua considerazione su questa. Su questa teoria. Noi dovremo abituarci di qui a breve ad un nuovo modo di concepire il turismo, o meglio, dovremo fare i conti. Ecco, il sindaco Cariddi prima diceva speriamo che l'emergenza sanitaria si possa lasciare presto alle spalle, ma penso che un po' di paura in tutti noi oramai rimarrà. Si cercherà ovviamente di privilegiare location più di nicchia piuttosto che di massa. Ecco, quale sarà il turismo del domani? Allora, io credo che per il turismo del domani la scriminante importante sia quella di capire quando ci sarà il vaccino, perché fino a quel giorno il turismo non potrà ritornare a essere quello come lo abbiamo conosciuto noi fino a ieri. In quanto la voglia, se noi parliamo di voglia di viaggiare, quella credo che non sia scemata neanche di un poco, e lo vediamo anche dalle ricerche che continuano a esserci su internet su questo argomento.
ma da qui poi a dire che uno si sente di fare quella parte, anche dovessero riprendere i voli, che comunque ancora non ci sono in toto, e quindi comunque c'è già un blocco oggettivo, e questo invece è tutto un altro discorso. E noi purtroppo dobbiamo convivere con questo, e questo è proprio un problema a livello globale, prima ancora che italiano. A livello globale il turismo impatta per 1.470 miliardi di dollari, e oggi noi abbiamo fatturato, siamo ad un impatto di 400 miliardi, quindi da 1.400 siamo a 400. Questo se dovessimo riprendere a settembre ad aprire i confini, ovviamente così non sarà, e quindi stimiamo per dicembre di andare ben sotto anche quello. Quindi si capisce di che cosa stiamo parlando, un impatto fortissimo a livello mondiale. E questo crea una serie di problemi che dobbiamo avere davanti a noi ben chiari, perché significa anche che cosa noi vogliamo fare del nostro turismo, perché oggi noi abbiamo potuto, diciamo, quasi sopravvivere perché ci trovavamo alle porte della stagione estiva, ovvero quella che con gli italiani tutto sommato si riesce a fare, anche se manca il 51% degli stranieri, che comunque abbiamo detto. Però nelle località soprattutto di mare, e quindi ecco la Puglia in questo ha avuto questa fortuna insieme a qualche altra regione, ma era più accessibile di altre regioni, perché un altro punto era viaggiare col mezzo proprio, quindi in Puglia ci si arriva, e quindi questo ci ha tenuto in piedi, ma tutto questo sta finendo, perché adesso a settembre l'italiano che viaggia inizia a scemare, ad ottobre non esiste proprio più, e quindi senza lo straniero il nostro turismo muore. Il turismo nelle città è già morto, perché mentre noi al mare i turisti ce li avevamo, le città erano deserte. E tutto questo purtroppo significa che dobbiamo fare i conti con un problema. Noi pensiamo di essere adesso in un momento di crisi, ma temo che la crisi vera debba ancora arrivare. Sì, dobbiamo ragionare anche su un altro aspetto. Il turismo è un settore che vive anche molto di stagionalità. Quindi consideriamo, ecco, sugli aspetti della crisi, porta crisi anche per tutti quelli che sono i lavoratori, perché molti lavoratori, i cosiddetti stagionali, che magari non sono stati chiamati quest'anno a lavorare, saranno i soggetti che non potranno neanche beneficiare della NASPI, della disoccupazione, quindi ci sarà un problema anche di tenuta sociale di qui a breve. Lei, Presidente Lalli, è anche un'operatrice, ovviamente, oltre a rappresentare tutto il settore del turismo per il mondo di Confindustria, lei è un'operatrice in un altro dei settori specifici che forse sta soffrendo più di tutti gli altri la crisi del settore turistico legato alla pandemia Covid-19. Pensiamo al turismo termale. Come sta vivendo questo settore? Ma il settore termale, devo dire che davvero, come lei dice, è un settore che è stato colpito fortemente, perché sebbene si parli di sanità, e quindi quasi sembrerebbe uno degli argomenti oggi molto attuali, però questa vacanza, che ha bisogno comunque di un periodo di permanenza abbastanza lungo, ed è qualcosa su cui nessuno si sente di impegnarsi, perché impegnarsi per più giorni con una prenotazione ha spaventato molti. Quando invece non è stanziale ma è un turismo di pendolarismo, quello termale per l'immediata vicinanza, quindi di cura pura, ha avuto il problema dello spostamento, perché chi si spostava in pullman ha avuto paura di farlo, molti pullman non c'erano proprio, molti viaggi in pullman erano proprio eliminati, e quindi questa è stata un'altra ragione. E poi molte delle cure termali, che sono quelle che alle quali siamo tutti più affezionati perché sappiamo quanto ci fanno bene, sono quelle respiratorie, e quindi lì c'era proprio tutto il discorso del Covid molto aperto, e questo ha bloccato molte persone anche in modo ingiustificato, se vogliamo, perché sebbene non con il virus che conosciamo in queste ore, però con tanti virus e tanti batteri abbiamo sempre fronteggiato l'argomento in modo super attento, e quindi evidentemente anche questo virus, dove c'era da aggiungere alla sanificazione che già si fa quello del distanziamento, tutti gli stabilimenti termali sono in grado di fronteggiarlo in modo degno. C'è un altro settore che possiamo definire un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, è il settore della moda.
i più importanti marchi della moda in questi giorni le stanno veramente provando tutte per cercare di uscire dalla crisi. Tutti noi abbiamo visto con attenzione il messaggio che nel mese di aprile lo stilista Giorgio Armani ha lanciato al mondo della moda, il mondo che lo ha reso famoso e conosciuto in tutto il mondo. Il messaggio di Armani contiene una riflessione molto importante su come il sistema moda dovrà necessariamente cambiare per adeguarsi ai nuovi tempi del post-Covid-19. Armani nel suo messaggio dice che dobbiamo cogliere l'opportunità, perché lui parla di opportunità che ci viene data da questa esperienza, per riparare ciò che è sbagliato e di riguadagnare una dimensione più umana anche nel mondo della moda. Roberta, da più parti noi abbiamo visto che durante la pandemia, durante il lockdown legato alla pandemia Covid-19, abbiamo avuto un miglioramento da un punto di vista ambientale e un miglioramento anche da un punto di vista dell'inquinamento. In tanti ritengono che la moda incida molto anche sull'inquinamento. Hai qualche dato da darci? In realtà i dati sono in questa direzione. Il lockdown ha comportato sicuramente un drastico calo dell'inquinamento e quindi una maggiore miglioramento delle condizioni dell'ambiente in generale. La moda è un settore nel quale c'è un consumo maggiore rispetto ad altri settori, quindi di risorse. Quindi gli interventi in questo senso sono necessari, magari anche interventi innovativi. Il fast fashion, ad esempio, è uno di quelli che ha comunque quindi delle problematiche connesse soprattutto alla sostenibilità ambientale. Quindi innovazione, ma anche con nuovi modelli, sostenibilità e magari anche investimenti anche nel settore anche più dei giovani. Io ricordo che proprio in questi giorni, in queste settimane c'è stata la firma anche qui in Puglia di un ITS della moda, quindi sicuramente si inizia a ragionare anche con i giovani talenti e quindi magari anche con tecnologie innovative anche in termini di sostenibilità ambientale. Molto bene. Presidente Capasa, io a lei faccio due domande. La prima, vorrei sapere da lei, Presidente della Accademia Nazionale della Moda, quali sono i dati e quanto sta soffrendo il settore oggi a causa di questa pandemia Covid-19. Ricordiamo che è uno dei settori che esporta soprattutto all'estero, quindi ecco le difficoltà anche di questo tipo di settore. Ma altra cosa importante, le chiedo, dal momento che sempre più sta crescendo una generazione di ragazzi, di giovani, partendo dall'esperienza di Greta Thunberg, che tutti quanti abbiamo visto, forse abbiamo anche spesso e volentieri criticato, forse anche per il modo eccessivo in alcune sue esternazioni, bene, i giovani chiedono a gran voce di non dover fare i conti sempre con la paura di una imminente catastrofe ecologica ambientale. Le chiedo, il mondo della moda è anche pronto a poter ascoltare queste richieste che arrivano dalle nuove generazioni, anche alla luce dei dati che ci dava la Caragnano? Sì, buonasera. Noi abbiamo da tempo istituito un tavolo sulla sostenibilità, tra l'altro fondato da quattro grandi brand che sono Armani, Prada, Valentino e Gucci. A questo tavolo si sono aggiunti tutti i grandi brand italiani e questo tavolo lavora proprio per cercare dei percorsi importanti per rendere la moda più sostenibile. Abbiamo pubblicato delle linee guida, perché bisogna partire, quando parliamo di sostenibilità, dal definire cosa è sostenibile, quindi delle linee guida molto precise sui processi produttivi, sui contenuti chimici dei prodotti. Stiamo lavorando su un progetto di sostenibilità sociale e anche su un progetto di economia circolare. Definire appunto prima un po' il contesto, quindi dare le linee guida. E poi cercare di applicarle e poi dare un po' di trasparenza al pubblico del consumatore. È vero che la moda ha un grande impatto ambientale perché per ogni tonnellata di produzione di moda ci sono 17 tonnellate di CO2, quindi sicuramente abbiamo un grosso impatto ambientale. Però ricordiamoci che l'Italia è specialmente conosciuta per produzioni di alta qualità, non per il fast fashion, e che il fast fashion a parità di peso produce moltissimi milioni di capi in più e quindi impatta tantissimo sull'ambiente. Cosa dobbiamo fare? Giorgio Armani ha tracciato una bella strada da un punto di vista anche del concetto filosofica, che però è sposata ed è condivisa da tutti i grandi brand. Lavorare per rendere la moda
meno fast e quindi forse con meno uscite di collezioni, con meno prodotti sui mercati, non dobbiamo inondare i mercati di prodotti, ma lavorare per rendere questa moda più aderente al consumo reale delle persone. Quindi nello stesso tempo adeguare gli impianti, adeguare tutto ciò che possiamo fare, costruire da un punto di vista tecnologico per rispondere a una sfida che è la sfida di oggi, del futuro. Non possiamo pensare a una moda futura se la moda non è sostenibile. L'Italia è al primo posto, noi siamo i più bravi nel fare la moda sostenibile, questo è un fiore all'occhiello. Come Camera della Moda abbiamo lanciato già 3 anni fa, oggi siamo alla 4ª edizione, il Green Carpet Fashion Awards, un premio che diamo ai progetti, ai prodotti, ai brand, alle idee più sostenibili, è seguito in tutto il mondo, celebrity di tutto il mondo partecipano a questo grande evento. Questo vuol dire che ci stiamo lavorando e che siamo seri nel nostro lavoro. Ovviamente non dobbiamo mollare, perché il futuro dipende un po' da come lavoriamo e quanto seriamente lavoriamo, perché non possiamo pensare di proporre ai giovani un'idea di moda futura che non sia sostenibile. Ecco, Capasa, quanto è importante la ricerca e anche l'innovazione nel settore della moda? Beh, la moda è fatta di ricerca, di innovazione, è un settore incredibile che riesce veramente a raccontare il meglio dell'Italia, perché noi mettiamo insieme la creatività e la capacità produttiva, quindi da un lato il pragmatismo e la creatività che si mettono insieme per realizzare quelle cose. È un po' l'idea del Rinascimento, no? Non lavorare solo sul progetto che non sia creativo, ma poi renderlo fruibile e realizzarlo. Quindi la moda risponde a tutto questo. Ovviamente oggi ci vogliono le risorse, ma ci vuole anche l'attenzione alla tecnologia, perché molte cose, a volte io sento parlare di sostenibilità e dicono bisognerebbe tornare a come si faceva una volta le cose. Assolutamente no. Una volta si inquinava da morire, moriva la gente nelle concerie, si usava il piombo, si sapeva molto di meno. Ecco. Oggi sappiamo molto, quindi vuol dire andare avanti, lavorare su idee nuove, usare la tecnologia per produrre delle cose positive a fin di bene, e secondo me l'Italia può fare tanto, la Puglia anche, dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di usare la tecnologia nella maniera più corretta. Però non dobbiamo dimenticare che a fianco a tutto questo c'è l'aspetto umano, cioè noi quando parliamo di sostenibilità ambientale dobbiamo mettere insieme sempre la sostenibilità sociale. Se non partiamo dal rispetto delle persone, se non partiamo dal rispetto di chi lavora, delle mani, ecco, a quel punto secondo me poi perde anche di credibilità la nostra sostenibilità ambientale. Bene, durante il periodo del lockdown abbiamo tutti quanti visto uomini e donne costretti all'interno delle proprie dimore anche distribuirsi i lavori cosiddetti domestici, quindi fare anche una sorta di condivisione, avere una condivisione anche dei ruoli domestici, quelle che vengono chiamate volgarmente le faccende domestiche, dal seguire i ragazzi nella scuola a distanza piuttosto che a cucinare. Qui c'è stata anche una grande moda, perché tutti abbiamo visto come andavano a ruba anche le farine e il lievito per poter, eravamo diventati tutti pizzaioli in quel periodo anche per giocare, ma dobbiamo forse ritenere che siano stati in questa fase di lockdown messi in discussione anche quelli che sono i ruoli domestici precostituiti, perché ancora noi portiamo nelle nostre teste un retaggio in cui la donna è colei che deve badare alla casa, mentre l'uomo è la persona che deve lavorare all'esterno e portare le risorse economiche. Roberta, c'è ti chiedo quanto la difficoltà di conciliare vita lavorativa con vita familiare incide nell'affermazione delle donne nel mondo del lavoro. Sicuramente è un problema importante. L'autoesclusione delle donne spesso è determinata dalla difficoltà di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. Sicuramente è anche dovuta a un sistema molto più ampio che quello del welfare, quindi la mancanza o la presenza, diversa a seconda anche dei territori, e che vediamo in Italia un po' a macchia di leopardo, su maggiori o minori servizi quindi di welfare. Questo è un primo elemento, è sicuramente un elemento importante e che appunto incide singolarmente sulle vita delle donne. Parallelamente c'è anche un problema culturale, un problema generazionale che tu prima illustravi.
A me piace molto, nelle diverse chiacchierate che ho spesso quindi con Serenella Molindini, una frase che lei ripete sempre e riguarda il concetto quindi dei figli e della prole, del fatto appunto che in Francia la prole è un bene pubblico, mentre in Italia è un bene privato, quindi questo perché a dare proprio il significato fondamentale è lo Stato che interviene con una serie di strumenti che siano proprio di supporto non solo alle donne ma alla vita familiare in generale, quindi a donne e uomini, senza poi aprire tutto quel capitolo che è molto interessante ma che meriterebbe una trasmissione in maniera specifica sul tema appunto anche dei congedi quindi parentali, su cui l'Italia è ancora molto indietro rispetto agli altri paesi. Sicuramente dei passi in avanti sono stati fatti in questi anni, però abbiamo ancora molta strada da fare. Ecco, Patimo, ora mi rivolgo all'economia. Patimo, chiedo scusa per l'accento, Patimo, non lo sbaglierò più. Allora, il lavoro delle donne purtroppo è da molti considerato ancora come accessorio. Noi lo abbiamo visto, c'è il rischio anche conseguente che in momenti come quelli che abbiamo vissuto del lockdown a seguito della pandemia Covid-19 siano le donne a doversi sacrificare e immolare per poter badare ai figli. Si parlava prima della prole, che non è un bene pubblico ma un bene ovviamente della singola famiglia. Le chiedo, sapremo fare tesoro di questa esperienza che abbiamo maturato con il primo e speriamo ultimo lockdown con il quale abbiamo dovuto imparare a fare i conti, o come facciamo spesso, lo diceva anche il buon Caridi all'inizio, noi siamo abituati a dimenticarci molto velocemente ciò che succede. Riusciremo a fare quel salto di qualità in questo senso? Ovviamente rispondo in maniera ottimista, e non solo perché sono una donna, ma perché sono un economista. L'economia del lavoro nasce perché le donne hanno cominciato lavorare ed entrare nel mercato del lavoro proprio in un altro momento di grossa difficoltà, che è quello del secondo conflitto bellico. Storicamente erano sostitutive degli uomini impegnati più delle volte a morire al fronte o magari a sostituirli temporaneamente. Speriamo che la memoria non sia corta e speriamo che quella che Claudia Golding chiama la quiet revolution come ultima fase di questa rivoluzione che è in atto non da adesso ma dall'inizio del secolo scorso. Abbiamo festeggiato da poco, abbiamo ricordato più che festeggiato la concessione del voto alle donne in alcuni paesi, l'ultimo per celebrazione è stato gli Stati Uniti, ma era solo uno dei primi passi che è stato fatto con l'introduzione servizi alla famiglia che hanno consentito alle donne di entrare nel mercato del lavoro. Il punto è un altro, il punto è che la trasformazione culturale sicuramente richiede tempo, però questo tempo noi ne abbiamo avuto parecchio. Pensiamo al salto generazionale che è stato fatto, parlo dalla generazione dei miei genitori a quella mia, per non parlare di quella dei giovani che si iscrivono per esempio adesso all'università, la generazione dei miei figli. C'è molto più investimento pubblico, soldi pubblici, nell'istruzione delle donne. Le donne sono più istruite, i dati dicono questo, più istruite. Le donne riescono anche meglio a parità di formazione. Certo che c'è una discriminazione ex ante, come diceva Serenella, anche allo studio. Non studio l'ingegneria, perché avere uno studio, per esempio, privato di ingegneria mi comporterà dei tempi che non mi consentiranno di mettere in atto un altro mio diritto, che è quello alla gestione di una vita familiare, se io ragiono come unica responsabile della vita familiare. Così non deve essere e così non è in parecchi paesi dell'Unione Europea, che hanno esperienze già da diversi decenni di condivisione. Le donne non lavorano, abbiamo sentito prima quello che ci ha riportato Roberta, 30% dell'occupazione, ma un dato ancora più allarmante è quello della partecipazione, cioè di quante donne si pongono il problema se cercare o non cercare e poi magari trovare il lavoro. È pari a 54-60%, dipende anche dalle regioni. Vuol dire che 40 donne su 100 non si pongono il problema di entrare. Dovrebbe essere coniugato questo con un altro aspetto, che è quello del lavoro regolare. Va bene, ma questo è, diciamo, un'altra trasmissione. Anche questa è un'altra trasmissione. Si sta parlando molto in questi giorni della riapertura delle scuole.
molto probabilmente per una serie di ritardi vari, anche per l'aumento dei casi di contagi nuovamente per quanto riguarda il Covid, potrebbe esserci il rischio che la scuola riprenda in maniera lenta, magari non in presenza o quantomeno in maniera altalenata fra presenza e, diciamo, e lavoro a distanza, e studio a distanza. E quanto secondo lei inciderà eventualmente questa ripresa della scuola in questo modo sul lavoro di tante donne che probabilmente si vedranno costrette a dover rinunciare alla propria attività lavorativa principale al di fuori delle mura domestiche? Allora, il problema della scuola a distanza fatta sulle risorse delle famiglie è un problema enorme. Tutti quanti ci auguriamo il rientro in presenza, se non fosse per dare la possibilità alle madri e padri di tornare al lavoro, proprio per il benessere dei ragazzi, per l'istruzione dei ragazzi, anche se questa didattica a distanza non è quel grande mostro che tutti quanti hanno voluto far credere. Il punto è che non c'è consapevolezza, non c'è preparazione. Allora, nella parte finale dell'anno scolastico precedente noi abbiamo vissuto di emergenza. Questi mesi però, che sono stati diversi, avrebbero dovuto portare a una riflessione molto più approfondita su come si fa la didattica a distanza, che non ha nulla a che vedere con la didattica in presenza, e questo l'abbiamo sperimentato anche noi docenti all'università. Siamo stati bravissimi, nel giro di una settimana siamo partiti senza mai averlo fatto prima, perché gli strumenti ci sono, tutta la tecnologia che serve per diventare sostenibili nella moda, per decongestionare le città che adesso sentono la mancanza della congestione turistica, per fare in modo che uomini e donne possano incidere nella vita familiare in condizioni di parità. Perché l'Istat ha già pubblicato dati, da marzo ad aprile, delle dismissioni dal lavoro, delle mancate assunzioni, le percentuali più grandi sono state quelle a sfavore delle donne. E, tra l'altro c'è anche chi ha commentato in maniera molto ingenua sulla diminuzione della disoccupazione. La diminuzione di disoccupazione in congiuntura sfavorevole è una dannazione enorme, perché questo significa che la gente ha smesso di cercare lavoro, viene chiamata lavoratore scoraggiato. Però se posso aggiungere una cosa, noi stiamo parlando quindi della ripresa delle scuole, di quelle famiglie dove ci sono uomini e donne con la presenza di figli. Io mi rivolgerei anche a quelle famiglie che non hanno il numero desiderato dei figli, perché l'Italia non è un paese per giovani, ma non è neanche un paese per neonati. Difficoltà maggiore delle donne è di mantenere un lavoro, di entrare nel mondo del lavoro, è anche connessa al fatto che non c'è una progettualità familiare. Altri paesi dell'Unione Europea vedono crescere contemporaneamente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'occupazione delle donne e il numero dei figli. Noi siamo a un tasso di fecondità totale che è 1,4 figli per donna, che vuol dire che non ci sostituiamo. È chiaro. È un paese che invecchia, è un paese che non ha nuovi nati. Vogliamo metterla in termini proprio di efficientismo economico che fa tanto, diciamo, tristezza. Non abbiamo futuri lavoratori pronti a pagare le pensioni di noi tutti qui seduti, proprio detta in maniera... Eppure abbiamo un bacino, è come un'impresa che ha a sua disposizione un capitale enorme, che è il capitale umano delle donne, perché ce n'è, perché i dati di Alma Laurea parlano di donne che sono state istruite, formate e non hanno mai messo piede nel mercato del lavoro. Un tempo, posso pensare a 50 anni fa, poteva essere, sempre la Goldin ha fatto degli studi sui college americani, che specialmente i più prestigiosi erano un porto per i matching tra uomini e donne. E una volta effettuato il matching, le donne addirittura non si laureavano neanche più. Quindi la donna è istruita come trofeo da esibire, ma la donna angelo del focolare di veramente memoria del ventennio, l'angelo del focolare. Abbiamo istruzione, abbiamo tecnologie, abbiamo competenze. L'unica cosa che non abbiamo, nella maggior parte dei casi, salvo i presenti, ovviamente voglio salvare tutti gli uomini presenti, è la condivisione da parte dei partner. E per questo io mi sento anche di dare la responsabilità alle donne, perché gli uomini
sono figli di qualche donna. E si adattano. Sono figli delle donne, sono figli delle loro mamme. Molte volte questa, perpetrare questi ruoli assolutamente anacronistici è un retaggio che viene vissuto principalmente in famiglia. La scuola può fare qualcosa, ma non può fare tutto. Il resto deve essere un cambiamento sentito e condiviso. Un cambiamento radicale veramente nell'opinione pubblica. E noi speriamo, perché molte volte le crisi sono quella miccia che serve, esatto, proprio per innescare un cambiamento. Bene, faccio una domanda adesso, la stessa domanda per tutti voi, iniziando proprio dalla Molendini. Serenella Molendini, quanto è importante una responsabilità condivisa per creare un futuro diverso con un assetto politico competente e coraggioso? È una bella domanda. Allora, parto da un presupposto. Quando Bauman parlava di società liquida, no? Diceva in pratica noi attraversavamo tanti non luoghi, non sapevamo che cosa ci aspettava anche il futuro e che cosa fosse questa società liquida poi tutto sommato. Ecco, in questo momento, dopo una fase di transizione, la pandemia ci ha fatto arenare, cioè noi ci stiamo fermando. Allora, perché non utilizzare questo fermo per ripensare un po' tutto, per ripensare le città, per ripensare le periferie, per ripensare anche all'organizzazione del lavoro, che ricordiamocelo, è rimasto fermo all'Ottocento con 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo e 8 ore di tempo libero. È una cosa inconcepibile oggi, perché noi dobbiamo pensare chiaramente alla stagnazione della produttività delle imprese. E la produttività si può contrastare in che modo? Naturalmente si può contrastare con un'organizzazione del lavoro completamente differente. Allora, pensare per esempio a coinvolgere lavoratori ed imprese, quindi la responsabilità condivisa, per un nuovo paradigma dell'orario di lavoro. Noi l'abbiamo scritto nell'ebook, c'è un ottimo contributo di 2 docenti del Politecnico di Milano e di una dirigente di Ampal, in cui proponiamo a chi? Ai politici, naturalmente, di pensare ad una possibile sperimentazione in questo senso su 2 aspetti, ridurre l'orario di lavoro dalle 40 alle 34-38 ore e nello stesso tempo eliminare lo straordinario. Ti faccio solo un esempio, Massimo, poi chiudo velocemente. Nel settore metalmeccanico noi abbiamo 60.000 ore annue di straordinario pro capite. Quelle 60.000 ore annue di straordinario equivalgono a 50.000 posti di lavoro. Quindi se noi eliminassimo lo straordinario, investiremmo in posti di lavoro. Quindi se noi lavoriamo su questi 2 aspetti, però mantenendo il salario, chiaramente, perché non può diminuire il salario di chi sta lavorando, e in che modo si può fare? Questo è un momento di grandi investimenti economici. La cassa integrazione deve avere un termine. Noi stiamo tappando dei buchi in questo momento, ben vengano. Stiamo facendo il blocco dei licenziamenti, era giusto che fosse così, ma anche perché poi non è vero, perché tutti i precari sono stati comunque licenziati, questo ce lo possiamo dire. Ecco, noi dobbiamo cominciare a pensare che le risorse che verranno, e con la condivisione della responsabilità, debbano essere invece investite, no? Le risorse devono essere investite nel futuro, in sperimentazioni che ci portano soprattutto a migliorare la flessibilità, la produttività da una parte delle imprese, ma nello stesso tempo a migliorare il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori. Allora, la condivisione anche della sostenibilità nelle città. Le città non potranno più tornare a quelle che erano prima. Cioè, è inconcepibile ed impensabile che dopo la pandemia si ritorni alla normalità. La ricostruzione che noi proponiamo è veramente un voltare pagina proprio in nome di una sostenibilità ambientale, perché ormai, insomma, la terra ci ha dato delle scadenze e se non le cogliamo noi non riusciremo. Prendiamo l'impegno come Okay Italia Parliamone di
promuovere l'ebook che avete realizzato a tutti i parlamentari che solitamente vengono nelle nostre trasmissioni, affinché possano quantomeno avere un'opinione con cui confrontarsi, che penso che sia molto importante. Presidente Capasa, stessa domanda di prima. Te la rifaccio assolutamente. Quanto è importante una responsabilità condivisa per creare un futuro diverso con un assetto politico competente e coraggioso? Sì, innanzitutto partiamo da competente e coraggioso. Cioè, oggi ci vuole un disegno. Noi non possiamo pensare di non avere un progetto quando pensiamo al futuro, quando pensiamo al paese, quando pensiamo a come dobbiamo svilupparci. Quindi innanzitutto ci vuole il disegno chiaro di dove dobbiamo andare. Noi sappiamo tutti che l'Italia è indietro in molti settori, noi siamo abbastanza arretrati su tutta una parte di servizi, di organizzazione capillare, dallo spostamento delle merci alle linee web, a tutta la parte appunto del 5, oggi si parla di 5G, sì. Noi non ci abbiamo neanche il 4 in qualche paese. Sì, infatti, sembra anche una presa in giro. Diciamo, noi non abbiamo le autostrade telematiche, allora di che stiamo parlando? Spesso non abbiamo neanche le autostrade. Ora, innanzitutto dobbiamo partire da questo, dobbiamo modernizzare il paese, giusto. Perché se non modernizziamo il paese parliamo un po' del nulla. Prima di modernizzare il lavoro, che è un altro punto, dobbiamo modernizzare il paese. Poi questo progetto deve essere un progetto vero, alto e condiviso. Io tempo fa, i primi mesi della pandemia, dicevo ci vuole un piano Marshall. Cos'era il piano Marshall? Era una visione strategica di crescita del paese. Se non abbiamo quel piano Marshall non si va da nessuna parte. Poi dobbiamo ricordarci quali sono i punti forti del nostro paese. Nel mercato globale ogni cosa conta in quanto è unica, forte e viene riconosciuta. A noi riconoscono la nostra grande capacità di trasformazione, soprattutto nei prodotti alti. Allora fa un po' specie che un paese dove la trasformazione è l'aspetto più importante, la trasformazione creativa, badate bene, non a caso siamo bravi nel design, nella moda, nel food, nell'hotelleria, in tutte quelle cose, nell'automotive, in tutte quelle cose dove serve trasformazione creativa, però guardiamo un po' il caso che da noi il costo del lavoro è il più alto di tutti. Allora, che senso fa se noi abbiamo il grande nostro asset, quello di saper trasformare, poi lo penalizziamo quell'asset? Se guardiamo i paesi dove, non so, l'asset è finanziario, si pagano meno tasse, perché loro devono valorizzare il loro asset finanziario. Pensiamo non solo alla Svizzera, ma anche all'Olanda e al Lussemburgo, per rimanere in Europa. Perché noi che abbiamo questo asset di grande capacità creativa e di trasformazione non lo valorizziamo adeguando o costruendo dei percorsi, delle leggi ad hoc che consentono alla gente di lavorare e di esprimersi, ma senza penalizzare poi i costi dei prodotti? Perché per esempio penso abbiamo una disoccupazione elevatissima tra i giovani, quando poi moltissime produzioni anche della moda vengono fatte all'estero, perché noi non siamo competitivi. Ci vorrebbe molto per dire facciamo il reshoring in una maniera intelligente, quindi i giovani da 18 ai 35 anni detassiamoli per 5-10 anni a patto che si riporti in Italia quel lavoro che quindi ridiventa competitivo, visto che da un punto di vista della capacità, della bravura siamo i più bravi di tutti. Ecco, a volte si rimane un po' sconcertati di fronte alla mancanza appunto di questi percorsi, di questi progetti, di questi processi. Nella moda il lavoro ci sarebbe, all'estero si produce molto, ma non vedo questa volontà di fare questo tipo di iniziative. Si era parlato molto di reshoring, ne aveva parlato, mi ricordo, all'epoca Calenda forse, sì. ma poi da noi tutto diventa, se ne parla quello non lo può fare quell'altro. Invece noi non dovremmo mai ragionare così, noi dovremmo ragionare le cose sensate, chiunque le dica, vanno fatte. E non bisogna cambiarle quando cambia e la compagine di governo. Non bisogna cambiarle, ogni persona brava deve essere assunta nel processo, nel progetto di modernizzare il paese. Se forse facciamo così possiamo avere delle chance. Io penso che forse dovremmo puntare affinché ci sia anche un ripensamento del modo di fare sindacato, perché spesso e volentieri questo freno arriva anche dal mondo della rappresentanza sindacale. E quindi questo sarebbe un qualcosa anche da ragionare, perché
Guardi, tutte le associazioni si devono rimettere in discussione, i sindacati, gli imprenditori, cioè noi dovremmo fare un nuovo patto, forse il patto che noi abbiamo stabilito tanti anni fa non è più moderno, dovremmo ragionare in termini di modernità, non possiamo pensare che delle regole che valevano 20 anni fa o 30 anni fa debbano essere immutabili, quindi ci vuole un nuovo patto, io non credo che ci debba essere molta io credo che alla fine i lavoratori e gli imprenditori la pensano quasi alla stessa maniera. Spesso le interposizioni cambiano delle regole, ma ogni lavoratore sarebbe felice di lavorare e di avere uno stipendio più alto e ogni imprenditore sarebbe felice di avere dei lavoratori motivati che lavorano nella sua azienda. Il problema è come farle succedere queste cose. Non sempre è facile. La dottoressa prima parlava di un serio problema italiano, che è quello del lavoro irregolare, cioè noi siamo capaci di avere una percentuale di lavoro irregolare altissima, anzi nella moda siamo stati anche bravi che l'abbiamo ridotto del 16%, siamo passati da 54.000 di qualche anno fa ai 45.000, ma abbiamo più di 3 milioni di lavoratori irregolari, allora di che stiamo parlando? Cioè noi dobbiamo fare delle cose che pensino di rammodernare il paese anche in quegli aspetti, non dobbiamo avere lavoro irregolare, dobbiamo farlo costare il giusto, abbiamo problemi perché non abbiamo abbastanza forza lavoro per sviluppare il paese, ma gli immigrati devono essere una forza di questo paese, dobbiamo capire che l'inclusione della diversità è la forza di alcuni paesi, è successo in Germania, è successo in tanti altri paesi, quindi dobbiamo un po' spogliarci di alcune idee del passato e cercare nuovi accordi, nuovi patti, nuove modalità per affrontare il mondo futuro. Se ragioniamo con la testa vecchia non si va avanti. Molto bene. Presidente Lalli, come possiamo raggiungere questa responsabilità condivisa? Ma con una presa di coscienza generale, che questo è un punto di non ritorno. Questo noi dobbiamo tutti comprenderlo, anche immediatamente, perché un primissimo appuntamento su questo argomento è quello che ci troviamo davanti, ovvero sulla modalità di spesa del Recovery Fund, che sarà una cifra veramente importante e imponente, mai avuta prima, che però in assenza di una programmazione chiara e definita, fatta con responsabilità da tutti, cioè che significa non andare a distribuire, come purtroppo anche in questi ultimi decreti talvolta è stato fatto, distribuire a pioggia senza un disegno specifico in mente. Se noi facciamo questa operazione con il Recovery Fund significa che veramente non andiamo più da nessuna parte, abbiamo perso forse l'ultima possibilità di dare un twist al nostro paese, che invece in questo momento serve più che mai, e questo diventa fondamentale in tutti i campi. Naturalmente io lo vedo sempre dal punto di vista turistico, dove oggi noi siamo veramente ad un limite dove sta per succedere quello che peraltro nella moda in parte è già successo, ovvero di questo shopping straniero di tutti i nostri brand più importanti, e il turismo, che è un settore molto poco organizzato, è fatto di tante piccole realtà che magari funzionano anche bene, ma piccole realtà, sono naturalmente oggi la prima e facile preda di uno shopping straniero che va a magari comunque andrà a innalzare questa volontà di italianità che verrà mantenuta, ma non più con la nostra creatività, con la nostra ospitalità e con la nostra tradizione. E quindi questo è un pericolo che noi dobbiamo avere ben chiaro e dobbiamo provare a investire in modo certo su questi argomenti con una responsabilità condivisa, con una competenza che è la base di ogni decisione e situazione, altrimenti il paese verrà snaturato anche in quest'altro tema che per noi è fondamentale e ci caratterizza. Caridi, dal punto di vista dell'amministratore locale, responsabilità condivisa, a cosa ci porterà? Sì, io per non ripetere quello che hanno già detto e che condivido pienamente, non c'è dubbio che ci vuole una nuova visione, con questa visione dobbiamo costruirla un po' tutti insieme, ma secondo me da amministratore un'altra operazione importante che bisognerà fare è quella della sburocratizzazione. Cioè, l'Italia muore di
burocrazia. Voi lo vedete, loro lo vedono con le loro imprese, nei loro settori. Io lo vedo nella mia professione di ingegnere, ancora di più negli ultimi anni con l'esperienza da sindaco. Molto spesso ci sono anche finanziamenti, ci sono delle risorse e noi non riusciamo a spenderle. E in questi giorni impazza un video di De Luca sul discorso dei dragaggi. Voglio dire, io l'avrei potuto girare io. Noi 5-6 anni fa abbiamo dragato il nostro porto, è un porto che chiaramente nel tempo si insabbia, e che quindi come operazione normale di manutenzione ordinaria o straordinaria, se vogliamo considerarla ogni 6 anni, andrebbe praticamente fatta, dragata. Benissimo, il dragaggio, si trovano i soldi, vengono finanziati dalla regione e non riusciamo a spenderli, perché se ogni 6 anni c'è bisogno di un dragaggio, noi per rifare tutte le autorizzazioni abbiamo bisogno di 3 anni per andare a dragare lo stesso porto, dragato 6 anni prima, già per autorizzato. Cui, voglio dire, già autorizzato 6 anni prima, studiato, analizzato, approfondito archeologicamente, da un punto di vista botanico vegetazionale, eccetera eccetera. Dopo 6 anni dice no, allora ristudiami l'archeologia. Ma scusate, ma nel frattempo c'è stata una nuova civiltà che ha costruito nel porto un colosseo che non ce ne siamo accorti, per cui ci sono anche dei vincoli per dove buttare la sabbia che viene dei vincoli su dove buttare fondo. La sabbia presa dal fondo, quindi non la puoi scaricare a mare, ma non puoi ripascere, poi non puoi, pensate, noi addirittura abbiamo studiato un sistema per ricostruire dei sistemi dunali con una sabbia che potrebbe essere utilizzata addirittura per ripascere anche gli arenili. Non facciamo il ripascimento perché altrimenti il ripascimento altera, non sappiamo il colore, le condizioni, eccetera. Benissimo, ricostruiamo dune. Ciò nonostante siamo ancora bloccati su una procedura di valutazione di impatto ambientale. Ecco, adesso abbandono un po' i tecnicismi perché non servono in questa, però la sostanza della questione rimane. Quindi secondo me bisogna uscircene da questa situazione. Allora, secondo me possiamo uscircene nel momento in cui affidiamo molte più responsabilità anche ai giovani, perché i giovani iniziano ad avere anche un modo di Abbiamo un problema col microfono. Si accende e si spegne. Sì, il funzionario ha acquisito quella posizione, meno pratiche fa, meno rischia, meno, quindi c'è questo tipo di atteggiamento. Il politico. Stesso ragionamento. Questo sta saltando. Abbiamo. Siamo un altro microfono. Il politico la stessa considerazione, e quindi è arrivato invece il momento delle responsabilità. I politici devono iniziare ad essere competenti, perché altrimenti poi finiscono nelle mani del funzionario, che come dicevo prima ce ne sono tanti coscienziosi, preparati eccetera, ma ce ne sono anche tanti altri che hanno l'interesse invece a frenare, a bloccare per non assumersi delle responsabilità. Queste cose devono emergere. Fino a questo momento abbiamo un po' sopravvissuto, abbiamo potuto anche un po' soprassedere, adesso questo non ce lo possiamo permettere più. Bene, Roberta, volevo anche da te una considerazione, così come dagli altri nostri ospiti. È necessario fare una serie di riforme strutturali, non solo una riforma del lavoro, il mercato del lavoro, che, di cui si parla sempre tanto. Serena Molendini, per quanto riguarda le donne, parlava anche di nell'ebook parla anche di un piano occupazionale femminile, fondamentale e importante. Il Ministero dovrebbe attenzionare quindi questo tema. Ma anche riforme diverse, soprattutto riforme fiscali. Si è parlato tantissimo della tassazione sulle imprese. Noi siamo il paese che ha il cuneo fiscale più alto per quanto riguarda quindi il lavoro, ma anche sburocratizzazione, quindi riforme della pubblica amministrazione. In realtà io condivido il New Deal quando ne parlava il Presidente. Serve una visione unica, condivisa, che veda tutti gli stakeholder partecipi, imprenditori, la politica, che non deve tirarsi indietro ma deve appunto essere collaborativa, e trovare delle soluzioni indipendentemente da quello che può essere il colore politico in questo o in quel momento storico, ma soprattutto ragionare in una direzione quindi chiara, che è quello dell'obiettivo. Si è parlato del Recovery Fund, ci sono anche le risorse di Shore, è uno strumento molto importante del quale si parla forse anche quindi poco. Anche quello è un intervento che aiuta moltissimo quindi l'occupazione. Quindi queste sono tutte
tutti strumenti che sono fondamentali. Bisogna ragionare in maniera partecipata. Io uso spesso il termine della partecipazione, mi è caro per vari percorsi della mia vita, però la partecipazione di imprese, di lavoratori, di politica è la soluzione. Insieme si possono trovare delle soluzioni, appunto, quindi condivise. Le riforme devono essere riforme strutturali, serie, con investimento, io dico anche una cosa in più, di risorse, perché fare le riforme con zero risorse, quindi con un bilancio che in realtà non dà nulla né ai comuni, né agli enti, né alle strutture, in realtà partiamo già con un piede, insomma, in maniera poco, insomma, partiamo in maniera quindi efficace. Un'altra cosa importante sull'occupazione, non viene mai fatta, però è fondamentale, la valutazione di impatto occupazionale delle nostre leggi. È prevista a livello nazionale, molte legislazioni regionali lo prevedono, non viene mai fatta. Questo sarebbe importante, quanto investimento faccio e quanto ritorno posso avere, anche non solo da un dato economico, e la professoressa sicuramente quindi ce lo ricordava e ci potrà quindi confermare, ma anche e soprattutto quanto il dato normativo impatta sul territorio, quanta occupazione crea. Credo che in questo momento tutti i settori sono in affanno e forse anche probabilmente rivedere la valutazione di impatto rispetto alle nuove esigenze post-Covid potrebbe essere quindi un ulteriore tassello da aggiungere ai vari piani che abbiamo. Abbiamo il piano Colau, abbiamo il piano della Ministra, insomma ne abbiamo tantissimi. Forse anche in questo caso io direi un unico piano che raggruppi tutto e si vada in una stessa direzione, altrimenti la frammentazione non genera mai cose positive. Posso aggiungere solo una cosa? Noi prima parlavamo anche, no, Draghi, poi si parlava un po' di formazione, cioè noi siamo un paese che deve anche porsi il problema della formazione moderna, cioè c'è un grande problema per i giovani, per il futuro, se non partiamo dalla formazione. Oggi la formazione in Italia io credo che sia poco considerata e poco approfondita, quindi noi dobbiamo partire innanzitutto anche dal tema della formazione se vogliamo dare un futuro a questi giovani. Nella moda è importante perché abbiamo una carenza importante di professionalità, non riusciamo a formare le persone che ci servono e questo è indubbiamente un problema del paese. È un problema comune di molte realtà, molti settori, lo abbiamo visto anche in altre trasmissioni con Massimo, il settore della nautica, il settore del commercio, cioè dovunque abbiamo questa carenza. Il problema è anche la scuola, quindi scuola e formazione. Anche molto importante dell'università, quindi alla professoressa Patimo adesso chiedo anche per lei che cos'è responsabilità condivisa e in che modo anche la sollecitazione che arrivava dal presidente Capasa può essere presa in carico anche dal mondo della formazione, quando parliamo di formazione e dall'istruzione, dall'inizio della formazione dei nostri ragazzi fino all'uscita del mondo universitario. Le università ancora stentano a dialogare in maniera, soprattutto le università statali, purtroppo dobbiamo dirlo, salvo qualche piccola eccezione, stentano a dialogare in maniera continua e costante con il mondo delle imprese. Io direi che fondamentalmente stiamo parlando di diversi aspetti di un unico grande bisogno che ha questo paese, cioè gli investimenti, perché la formazione è un investimento sul capitale umano di questo paese, sì. E per cui probabilmente c'è una mancanza, non probabilmente, sicuramente c'è una mancanza di comunicazione, perché fatti salvi i comitati per cui poi si interpellano le figure accademiche, posso dirvi che sono decenni che studiosi accademici scrivono dei temi di cui abbiamo discusso qua, dalla conciliazione, dal lavoro delle donne, dal lavoro irregolare, dall'istruzione, fior fiore di studiosi italiani e stranieri, e come tante piccoli e piccole Cassandre non vengono ascoltati, salvo poi quando arriva il momento dell'emergenza e della crisi, che dice ma forse potremmo fare così. Sono decenni che si parla di questi temi. Mi sta venendo in mente Cassese, che conosciamo tutti, Sabino Cassese, che praticamente quando oramai durante il periodo del lockdown si è parlato tanto dello smart working, che poi realmente non è stato realmente uno smart working, ma era un non working, diciamolo chiaramente, ma Cassese ha ricordato che lui ne stava parlando da oltre 20 anni dello smart working. Ma diverse cose. Io alle parole condivisione e partecipazione che ha aggiunto Roberta aggiungerei cooperazione, perché se c'è un grande insegnamento che noi abbiamo avuto nelle prime settimane, quando eravamo tutti sotto shock, perché lo siamo stati tutti,
dalle immagini che ci pervenivano, dalle notizie, dai bollettini che seguivamo, manco fossero diciamo delle notizie che aspettavamo con ansia, e i primi dubbi che abbiamo avuto tutti quanti sulla tenuta della disciplina di un popolo, sì, sì, come quello che noi rappresentiamo. Che ha reagito benissimo, diciamo. Esatto, ha reagito benissimo, perché è sempre questa la storia, in momento di crisi, di emergenza, l'unità nazionale si vede. Però punterei sulla parola cooperazione, per il semplice fatto, faccio un attimo la docente di economia, lo sono, l'equilibrio cooperativo, cioè il fatto di raggiungere determinati risultati in una visione strategica, questo ce lo insegna la teoria dei giochi, dove ci sono delle strategie, i giocatori devono mettere in campo le loro strategie, allora se si agisce uno in competizione con l'altro, il risultato è sempre inferiore, nel senso che utilizzava Pareto, rispetto a quello cooperativo. La cooperazione vince. La cooperazione vince, che non significa non farsi la concorrenza tra le imprese, no? Qualcuno potrà anche dire che a questo punto i più deboli vengono lasciati al margine, ma non è così, perché la cooperazione significa la fine di tutte queste dicotomie, ricchi e poveri. Nessun ricco ha interesse che i poveri rimangano poveri per sempre. Quindi la cooperazione, la condivisione, questo senso di comunità che tante volte a noi manca, che vediamo con grande invidia in alcuni paesi, parlo di filantropia, esiste anche uno strand dell'economia che è l'economia della filantropia, ma parlo della dicotomia uomini e donne, single e famiglie, datori di lavoro, che io dico sempre che sono loro non danno il lavoro, loro domandano il lavoro, sono i lavoratori che offrono, che danno il loro lavoro. Questa è una visione che deve essere superata, perché alla fine, come diceva il Presidente Capasa, gli interessi sono comuni. Gli interessi sono comuni, il benessere del lavoratore è da anni oggetto di studio, il benessere del lavoratore, la salute del lavoratore psichica e fisica aumenta in maniera diciamo esponenziale la produttività, quindi è l'interesse stesso delle imprese. E poi la cooperazione tra chi lavora e chi non lavora, il fenomeno del lavoro irregolare porta anche al doppio lavoro rispetto al fatto che ce ne siano alcuni che non sono diciamo per niente rappresentati né dai sindacati né nel mercato del lavoro, o dell'amministrazione contro il cittadino contro l'amministrazione, le amministrazioni tra di loro ai vari livelli. Quindi probabilmente questo senso di comunità che noi abbiamo sperimentato nelle settimane precedenti deve essere reso strutturale, non emergenziale come lo è stato, in maniera tale che a questo punto siamo tutti esseri umani, tutti individui, e ognuno con le proprie capacità, le proprie competenze può portare un contributo alla società e al benessere collettivo. È l'unica cosa che ci salverà, e salverà anche l'ambiente in cui viviamo. Benissimo, noi abbiamo, come d'altronde ci eravamo prefissati, portato idee in movimento per una ricostruzione del paese post-Covid. Permettetemi di ringraziare tutti i nostri ospiti, ringrazio Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto, per essere stato con noi, ringrazio Serenella Molendini, presidente di CREIS, ringrazio Marina Lalli, presidente nazionale Federturismo Confindustria, ringrazio Carlo Capasa, presidente dell'Accademia Nazionale della Moda, ringrazio la Raffaella Patimo, perfetto anche questa volta, per la presenza, e permettetemi di ringraziare particolarmente anche i nostri media partners, che sono stati Canale 85, Antenna Sud e il settimanale Lo Ionio, per aver contribuito al successo della puntata di oggi di Eventi d'Estate 2020 di OK Italia Parliamone. Arrivederci a tutti, alla prossima trasmissione.